Ciao ragazze, oggi ho scelto di fare un trucco sul rosa molto femminile e molto semplice usando un bellissimo rossetto della MAC che è il Please Me. Se vi piace continuate a seguire il tutorial. La prima cosa che vado a fare è prendere questo bellissimo, fantastico matitone della NYX in color Milk e stenderlo su tutta la palpebra mobile, in modo che poi l'ombretto dopo risalti ancora di più, e vado poi a sfumarlo con le dita. Passo poi a questo blush della NYX che io userò come ombretto, che si chiama Top. Io l'ho comprato più che altro per fare il contouring, perché è molto molto chiaro e va bene per le ragazze pallide. Però questa volta vado a metterlo nella piega dell'occhio e lo userò come colore di transizione. Dopodiché prendo questa palettina di Guillaume Paris, prendo il rosa. Vedete, è matte, non è scriventissimo, però diciamo che il suo lavoro lo fa, e vado a metterlo nella prima parte dell'occhio e poi nella parte più esterna. Poi prendo questo duo della Bare Minerals che si chiama The Inspiration e prendo Muse, il colore più chiaro, che è un rosa pallido shimmer, e lo metto al centro dell'occhio così, in modo da illuminare tutto. Dopo vedrete che con l'eyeliner sembrerà ancora più luminoso. Prendo poi un semplice ombretto nero e vado a metterlo attaccato alle ciglia. A questo punto passo ad un altro ombretto della Mimimi in color mocha, che è un bel marrone scuro caldo, e vado a metterlo nella rima esterna inferiore. Continuo il trucco mettendo una matita nera nella rima interna inferiore. Riprendo il color marrone scuro mocha e lo metto alla fine dell'occhio per intensificare, lo metto un po' nella piega e lo sfumo un po' verso le ciglia. Alla fine mi aiuto a sfumarlo un po' con le dita. E ora dell'eyeliner, e uso questo in crema della Shiseido, con il quale mi trovo benissimo e ve lo consiglio, e faccio una linea né troppo spessa né troppo sottile, una classica linea da giorno anche con una linguetta piuttosto modesta, niente esagerazioni. Riprendo mocha perché nel frattempo un po' del marrone se n'è andato via. Prendo il rosa pallido di nuovo e lo metto nella prima parte dell'occhio e un po' sotto per illuminare bene. E veniamo al mascara. Ne userò due, il ciglia finte e il Big Eyes, sempre di Maybelline. Uno per le ciglia superiori e poi l'altro con lo scovolino piccolo per le ciglia inferiori. Sotto le sopracciglia metto un semplicissimo color panna. Passiamo al blush e come al solito uso questa mia palette della Zoeva e prendo quello più naturale che ho. Sulle labbra comincio con questa matitina vecchissima, mio Dio quanto è vecchia, della Pupa, che è questo bel rosa un po' confettoso. Finalmente veniamo al rossetto e uso il Please Me della MAC. Come potete vedere è questo rosa intenso, ma non è neanche troppo scuro, è fantastico, ve lo consiglio. Poi sappiamo tutti che i rossetti MAC hanno un odore strabuono, e lo metto aiutandomi con un pennellino.
Quindi ragazze, questo era il trucco, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!